Buongiorno a tutti i produttivi di tutto il mondo, ormai siamo internazionali già da un po'. Benissimo, io vi voglio parlare di un argomento molto richiesto, forse anche un po' difficile per chi non ha esperienza. Sarebbe come andare a decifrare le dosi indicate dei concimi, va bene, sia chimici che di origine minerale. Qualsiasi cosa, va bene. Prima di entrare nel vivo del discorso, come sempre, no, io vi invito a seguire il nostro canale, ad iscrivervi, a mettere mi piace, soprattutto condividere i video, ok? Per diffondere il verbo, non esageriamo. Se guardare le descrizioni, i video che metterò nelle schede, va bene, perché metto sempre video correlati al discorso che facciamo, non sono mai video fine a se stessi. Va bene, possiamo andare nel vivo discorso. Io ho preparato qui ho solo questo disponibile. Sarebbe un solfato di magnesio, va bene? Magnesio, quindi solfato di magnesio arricchito con dei microelementi. Scusate se devo leggere qui. Cosa contiene questo? C'è l'etichetta, no? Cosa contiene? Ossido di magnesio, 15%. Poi c'è anidrite fosforica, 31%. E poi vari rame, manganese arricchito con dei microelementi, ma percentuali 0, qualcosa, va bene? Non è importante questo. Cosa è importante? Andiamo a vedere, c'è alla fine, dovrebbe esserci alla fine, comunque subito dopo, dovrebbe esserci in ogni prodotto, ma non è detto. Ci sono alcuni prodotti che si utilizzano in maniera standard, va bene, che si utilizzano delle tabelle per il tipo di coltura, ad esempio. C'è vento, scusate, ma qua c'è sempre vento, quindi non dovremmo fare mai video. Mizzica, troppo vento però, che cacchio. Stavo dicendo, metto così, così riparo il vento. Che dobbiamo fare? Stavo dicendo alcuni come, che so, ad esempio l'azoto nitrico, un concime a base di azoto nitrico potrebbe non avere indicazioni, in quanto, che so, se voi avete un campo di patate di 10 ettari, dovete dare un tot di concime, quindi non c'è bisogno di, o comunque sì, nella grande agricoltura, ecco, chiamiamola così, no, non c'è bisogno di indicare questo. Questo qui, siccome è un prodotto più, infatti è consentito in agricoltura biologica e più per la piccola agricoltura, abbiamo queste dosi e modalità di impiego, ma sono delle indicazioni, va bene? Non le dobbiamo vedere come un libretto di istruzioni da seguire alla lettera, ok? Scusate la fretta, ma se no diventa troppo lungo il video. Quindi c'è modalità d'uso, applicazioni fogliari. Di solito le applicazioni fogliari sono sempre consigliate le dosi per, in questo caso 100 litri d'acqua, di solito funziona così, quindi i grammi litro, va bene? E non vogliamo vedere cos'è qui, che vi devo dire, per la vite c'è ad esempio pero, melo, agrumi, ortaggi 1 o 1,5 kg a 100 litri. Picciotti, non lo so se voi. Va bene, poi ne parliamo, commentiamo dopo. Va bene, poi andiamo a vedere fertirrigazione. Fertirrigazioni, c'è fruttiferi, agrumi, colture arboree, anche erbacee, eccetera, eccetera. Orticole, quindi la dose. Oh, attenzione. La dose da seguire sarebbero 50-60 kg. 50-60 kg fratto HA vuol dire a ettaro, quindi un ettaro sono 10.000 metri quadrati. Per fare una cosa veloce, 10.000 metri quadrati, 50-60 kg, quindi in 1.000 metri sono 5 kg. Noi di solito questo prodotto lo utilizziamo quando la pianta è seconda fase di crescita, per andare poi alla fase terza, quindi fase finale, lo utilizziamo prima 1 kg e poi 2 kg a 1.000 metri. Quindi andate a capire, qua invece dice 5-6 kg, noi un terzo praticamente lo utilizziamo. Va bene, abbiamo detto i commenti dopo, ma intanto la dose fogliare, ma anche voi converrete con me, che quant'era? 1,5 kg, 1,5 kg in 100 litri. Ma noi ne utilizziamo,
in 100 litri d'acqua, quando lo utilizziamo, perché non lo mettiamo sempre il solfato di magnesio, insomma, perché può dare anche l'effetto di indurimento, soprattutto in inverno lo utilizziamo, questo, ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, ma ne utilizziamo 100, 200, se c'è bisogno, che ci sono particolari problemi che, insomma, richiedono, c'è carenza di magnesio, potremmo arrivare 300-400 grammi in 100 litri, ok? Quindi andiamo a capire che sono. Allora, l'agricoltura così, appunto, grande, funziona così. Magari lì viene impiegato un tipo di concime alla volta, per dire, e magari in dosi elevate, perché forse sarà fatto una volta nel ciclo vitale della coltura, della coltivazione, va bene? Quindi poi magari una volta fanno un concime a base di azoto, una volta uno a base di fosforo, va bene? Quindi dosi esagerate, magari non è prevista una preparazione del terreno, quindi ci sono tante cose. Allora, nell'orto, va bene? Noi parliamo nell'orto, questo tipo di indicazioni che ci sono nei concimi, quando voi andate a vedere dose a chilogrammi a ettaro, lasciate perdere, non si possono seguire in piccolo, vabbè, nemmeno noi che abbiamo l'azienda agricola medio-piccola, diciamo, non le seguiamo come vi ho detto finora. Quindi voi dovete seguire le indicazioni che vi ho dato io, ok? In due video. Uno è per andare a capire a quanto equivale in metri quadrati il vostro orto. Semplicemente, ad esempio, se avete un filare di 50 metri, 50 metri lineari, li possiamo considerare 50 metri quadrati. Andate a vedere l'altro video, ve lo metterò nelle schede, nei link in descrizione. E il secondo video è fertilizzazione pomodoro nell'orto nei periodi caldi, perché si intende che comunque sia il pomodoro si fa nei periodi caldi, primavera, estate. Non penso lo fate nell'orto a pieno campo in inverno. Si potrebbe anche fare, magari faremo un video anche dedicato a questo. Va bene. Quindi dovete, le indicazioni sono quelle, e considerare i grammi per metro quadrato. Calcolate i metri quadrati, ripeto, c'è il video per chi non l'ha visto. Ok, così nella fase iniziale, in base al tipo di concime che utilizzate, se un concime composto basta 1 grammo a metro quadrato. Se utilizzate concimi separati, quindi un concime a base di azoto, un concime a base di fosforo, ma non complichiamo la vita, uno a base di potassio, si può aumentare la dose, si può fare 1 grammo per tipo di concime, va bene? Poi in base alla fase di crescita, l'ho detto negli altri video. Quindi andiamo a capire che sono dosi basse. Qualcuno anche l'ha detto, ma non sono troppo basse queste dosi. Allora, l'agricoltura in piccolo è come un grande orto, la piccola agricoltura. In pratica quello che facciamo noi è un grande orto. Funziona così perché? Perché prevede, dobbiamo, insomma, mettere in conto di fare un'ottima preparazione del terreno di base. Va bene, così il nostro terreno sarà ricco. Dobbiamo tenere vivo il terreno, tutti i discorsi. C'è questo equilibrio naturale che dobbiamo mantenere. Se voi volete l'orto con dei prodotti genuini, cioè il risultato finale, i vostri frutti genuini, non dovete utilizzare concimazioni e soprattutto dosaggi previsti per altri tipi di coltivazione, magari industriale. Non entriamo in merito, è una cosa, a parte che non sono un tecnico. Questi qui sono, ecco, dosaggi che magari il tecnico dell'azienda che ha 150.000 ettari, vede l'indicazione, ok, per la nostra coltivazione dobbiamo usare questo dosaggio, va bene? Nel nostro caso, nel piccolo orto, scusate, le poche piante che abbiamo, le dobbiamo coccolare in un altro modo. Quindi i consigli sono quelli, c'è la guida completa, ho fatto del pomodoro nell'orto. Ho parlato di cosa mettiamo, cosa consigliamo come concime di base, come correttivi. Allora, nel canale c'è tutto, l'ho già detto, però qualcuno non l'ha capito questa cosa. Queste dosi indicate nelle concimazioni, soprattutto quelle chimiche, non le possiamo applicare noi, va bene? E in alcuni, come dicevo all'inizio del video, non sono nemmeno indicate. Se vi volete fidare di uno che qualcosa ne sa, abbiamo sempre fatto così e abbiamo sempre ottenuto qualità eccezionali dei frutti, eccezionali, va bene, grado Brix esagerato, dolcezza, consistenza, colore, profumo, sapore, genuinità, zero residuo, ok? Le concimazioni raramente non danno residuo. Ci sono dei prodotti invece chimici che lasciano, sistemici si chiamano, che lasciano residuo anche nei frutti. Le concimazioni non ne lasciano residuo, però possono dare problemi
ad esempio, possono creare carenze oppure eccessi di elementi, quindi possono dare problemi. Con i dosaggi piccoli che consigliamo noi come azienda agricola, noi che utilizziamo, noi, io, quello che volete voi, il nostro canale, non andrete mai, non incorrerete mai a rischio. Però dovete fare la preparazione del terreno, ok? La preparazione del terreno, quello non smetterò mai di dirlo. Bene, quindi questo l'ho detto, il concime l'abbiamo, spero di averlo, non lo so, non so che dirvi. Questo, siccome in molti mi avete chiesto, ma come si utilizzano queste dosi consigliate? Sono quelle. No, non potete applicare, non lo applichiamo nemmeno noi che siamo professionisti, diciamo, lo facciamo per professione, ma nella piccola agricoltura sono delle dosi fuori dal mondo in pratica. Ok? Poi può essere che c'è qualche prodotto fatto apposta per il giardinaggio che io sinceramente non ne conosco finora, dove sono indicate dei dosaggi realistici. Okay, oppure dei prodotti biologici, concimi biologici, dove sono indicate delle dosi utilizzabili, diciamo, per tutti, per i comuni mortali che fanno un po' un impianto piccolo. Sempre da testare, valutare, e c'è anche da vedere un'altra cosa che però sicuramente in un altro video ne dovremmo parlare, il grado di assorbibilità, insomma. Ok, c'è da considerare quello, quanto di questo concime noi forniamo e poi in realtà viene assorbito. Ci sono concimi, anche chimici, che hanno un'assorbibilità che so del 50%, quindi tu anche se vai a dare 2 kg di concime, in realtà la pianta ne assorbe 1 kg, va bene? Invece ci sono concimi, come ad esempio quelli che utilizziamo noi, hanno un'altissima assorbibilità, quindi per questo anche le dosi possono sembrare piccole, però vengono assorbite poi. Penso sia un concetto chiaro, dai, io che vi devo dire? Quindi non esagerate, se utilizzate concimi per, chiamiamoli, convenzionali, ok? Potete seguire anche le dosi che ho indicato io, in base al tipo di concime, se è composto o se sono mesoelementi, se sono macroelementi, cambia la situazione, si possono miscelare, non lo so quanti video dovremmo fare per questo discorso, non lo so. Ditemi voi, fate tutti i commenti che volete. Cercherò di fare un post per chiarire, riassumere la cosa nel nostro blog, troverete sempre il link in fondo in descrizione. Per il resto io penso di aver detto il concetto qual è, va bene? Ho detto tutto, siete dei bravi picciotti, fate l'orto, non esagerate, pochi, concimazioni pochi, dobbiamo mantenere l'equilibrio, è inutile andare a esagerare, se è uno spreco e ammazziamo il terreno anche così. Lo roviniamo, non solo con i pesticidi, anche con troppa concimazione di origine soprattutto chimica, andiamo a rovinare il nostro terreno. E nell'orto, perché dobbiamo fare una cosa del genere? Nel nostro piccolo orto, se vogliamo mangiare genuino e soprattutto se vogliamo ritrovare i sapori, ok? Ciao a tutti, grazie.